Oggi vi propongo un primo piatto che affonda le proprie radici a Mantova, il riso o risotto alla pilota, ovvero uno speciale riso condito con il pisto di maiale, un macinato di carni miste di maiale insaporito con sale, pepe e aglio. Le varianti che incidono sul risultato finale sono moltissime, scopritele tutte insieme a me. Abbiamo detto che il riso alla pilota è un piatto tipico mantovano. Nella versione veneta il riso alla pilota viene chiamato riso col tastasale, ovvero un impasto a base di carne di maiale, sale, pepe e aglio, lo stesso impasto che si usa per preparare i salami. Il tastasale veniva e viene preparato apposta per testare la sapidità dell'impasto del salame. Altro ingrediente molto importante per questa ricetta è ovviamente il riso. Un riso particolare, un riso che mi è stato consigliato da Fausto e Paola, che ringrazio moltissimo, ed è il riso semifino vialone nano semigreggio, questo qui. Vediamo adesso tutti i passaggi indispensabili per ottenere un risultato perfetto. La ricetta originale prevede l'utilizzo di un paiolo in rame. Se non ce l'avete, potete utilizzare comunque una casseruola in acciaio. Quindi, versiamo l'acqua. Anche le dosi di acqua e di riso, quindi la proporzione acqua e riso, deve essere molto precisa. Una parte e mezza di liquido, una parte di riso, quindi se usate 4 etti di riso utilizzerete 6 etti di acqua. Portiamo a bollore, potete aggiungerci un pochino di sale, c'è chi aggiunge il dado, chi usa il brodo di carne, insomma potete variare secondo il vostro gusto. Io utilizzerò semplice acqua non salata perché il pisto o il tastasale in questo caso è molto saporito di per sé. A questo punto prepariamo un foglio di carta forno e un canovaccio. Versiamo il riso sopra la carta forno. Perché questo? Perché devo versare il riso nell'acqua in un modo particolare, ovvero formando una piramide. L'acqua sta iniziando a bollire. Cominciamo a versare il riso al centro, così prima lo distribuiamo un po' anche attorno. Formiamo insomma questa piramide. Potete notare che la puntina della piramide esce appena appena. Ok, vuol dire che il riso è stato distribuito in modo uniforme. Abbassiamo adesso. Mettiamo un canovaccio sopra alla casseruola. Mettiamo sopra il coperchio. Chiudiamo a fagotto. Il canovaccio serve per trattenere l'umidità. Cuciniamo per 15 minuti esatti. Il metodo di cottura del riso, come avrete potuto notare, richiama quello del riso pilaf, quindi una cottura per assorbimento. Adesso, finché il nostro riso procede con la cottura, che cosa facciamo? Dobbiamo dedicarci alla preparazione del tastasale o del pisto, quindi in una pentola molto calda, vi consiglio una padella antiaderente oppure in pietra, cominciamo a sgranare la carne. E la rosoliamo molto bene, quindi subito manteniamo una fiamma vivace media. Una cosa mi sono dimenticata di dirvi: se non trovate il pisto o il tastasale, potete scegliere tranquillamente delle salamelle. Il nome può variare in base al paese in cui abitate. Adesso sono passati quei 3-4 minuti, quindi sempre fiamma viva, vedete, ho sgranato bene il condimento. Senza aggiungere burro, ci sono alcune ricette che invece prevedono l'utilizzo del burro, invece il tastasale è già comunque ricco di grasso di per sé, quindi non lo aggiungo. Ora possiamo spegnere la padella, mettiamo il coperchio in modo da tenere al caldo, nel frattempo il nostro riso continuerà ad assorbire tutto il liquido. Attendiamo. Ragazzi, sono passati esattamente 15 minuti, vediamo la situazione qui sotto, intanto spegniamo. Molto bene, vedete che il riso ha assorbito perfettamente tutta l'acqua. Il canovaccio è anche molto umido. Dobbiamo adesso sgranare il riso. È chiamato impropriamente risotto perché, come avrete visto e come potete notare ancora meglio adesso, il riso è molto sgranato, quindi non viene bello amalgamato, vedete?
questa è proprio la consistenza ideale. Sono andata a mangiare il riso alla pilota originale a Casteldario insieme appunto agli amici Paola e Fausto, che ringrazio ancora, e era molto molto buono, ve lo consiglio. Adesso dobbiamo aggiungere il condimento, così. Mescoliamo unendo il formaggio grana, così. La quantità di pisto o tasta sale, che dir si voglia, e riso deve essere uguale. Non è finita qui, perché una volta amalgamato il tutto, il riso deve prendere il sapore della carne, quindi copriamo con il coperchio e attendiamo altri 2 minuti. Anche l'impiattamento è particolare, sono trascorsi 2 minuti. Adesso metterò prima il riso all'interno di una ciotola e poi rovescerò la ciotola, così darò al riso la forma proprio della cupola. Rovesciamo e voilà, ecco a voi il riso alla pilota. Sapete, questo piatto è stato così battezzato in ricordo dei cosiddetti piloti, ovvero un termine attraverso il quale venivano identificati gli addetti alla pilatura del riso, un processo di raffinazione molto importante che subisce il riso dopo l'essiccazione. C'è un'altra gustosa variante del riso alla pilota che si chiama riso col puntel, dove a questo riso viene aggiunta anche una braciola oppure una costina. Buon appetito da Alice, My Personal Trainer, con questo riso fantastico!